Assessore, oggi presentate questo progetto NetChat che riguarda la tutela di cetacei e tartarughe nel mare Adriatico. Sì, oggi diciamo che diamo i dati finali perché abbiamo concluso questo progetto importante ed è stata la dimostrazione che quando i finanziamenti europei vengono utilizzati al meglio, l'Europa ovviamente può fare la differenza. Nella nostra città questo centro è diventato ovviamente un'eccellenza, ma non solo, sul territorio nazionale, e come abbiamo avuto modo appunto di confrontare a Venezia nel convegno appunto finale di un progetto, di un programma più ampio che la Commissione europea ha voluto finanziare perché crede nella tutela appunto dei mari, dei cetacei, della biodiversità, abbiamo dato davvero dimostrazione che l'Europa può fare la differenza. Un progetto straordinario, l'unico progetto che ha come output quindi la conservazione ma soprattutto la tutela dei cetacei e delle tartarughe, un progetto che vede la regione Abruzzo e il territorio della regione Abruzzo e la città di Pescara estremamente significativo nella originalità, nel conseguimento degli obiettivi. Oggi, quale autorità di gestione, devo essenzialmente constatare con grandissima ottimizzazione il conseguimento dei risultati. Risultati che, come giustamente lei ha specificato, non solo limitati al singolo progetto, ma devono interagire, deve essere una capitalizzazione, una clusterizzazione con gli altri progetti. Un mare Adriatico che vede anche un'area trasportistica diversa e quindi una qualità dell'ambiente e delle acque che rappresentano il cuore del mare Adriatico e quindi di 8 stati, di cui 4 stati in preadesione, in un momento geopolitico estremamente significativo per la Commissione europea.